il Sassuolo lo hanno portato a fare un giro di andata quasi da record. Ma io credo che il Sassuolo, diverso magari da Livorno, è una squadra impostata più sul collettivo, sul gioco di squadra, su movimenti già collaudati da inizio stagione, da una squadra, ripeto, organizzata e sa quello che deve fare. Differenza magari da Livorno, che è una squadra un po' più imprevedibile, che davanti magari ha dei giocatori con più estro, con più fantasia, che magari ti possono risolvere la partita da un momento all'altro. Questo significa che secondo me la squadra più forte è il Sassuolo, perché è una squadra più organizzata. Però allo stesso tempo magari il Livorno era più imprevedibile, no? Quindi secondo me si può fare il risultato, perché se no non scendiamo neanche in campo, abbiamo partita vinta e ci riposiamo. Quindi noi siamo convinti di quello che possiamo fare, non sarà facile sicuramente, però noi ci crediamo, ne stiamo preparando bene, siamo tutti convinti che possiamo fare una buona partita e speriamo che di finalmente riuscire a fare i tre punti, i primi tre punti del girone di ritorno. Tu hai detto che Livorno è più imprevedibile, la Provinciale contro Livorno ha fatto una buona partita, poi l'estero anche del singolo Paulinho e si rilassa anche la Polonia. Sassuolo più organizzato, più prevedibile per certi versi, quindi dove si va a colpirli? Poi è normale, anche questo non le toglie al Sassuolo che ha dei giocatori importanti davanti, perché Missiroli, Troianiello, cioè sono tutti giocatori di categoria, anche se non sono categoria superiore, quindi noi dovremmo essere concentrati a fare le nostre cose, essere uniti, compatti, dare poco profondità a loro perché sono molto veloci, dobbiamo non farli ripartire quando magari perderemo palla noi in fase offensiva, lasciarli poco campo e cercare subito di spezzare il loro gioco in fase di ripartenza, perché loro sono molto veloci con gli esterni, molto rapidi, e quindi se hanno campo davanti ci possono fare male. Però noi non dobbiamo, secondo me, tanto preoccuparci a loro, ma sempre a noi, perché comunque quando noi facciamo le nostre partite, come ad esempio fino a Livorno, abbiamo fatto secondo me molto bene e poi magari ci siamo persi degli errori di conseguenza che poi abbiamo preso il gol. Quindi secondo me dobbiamo fare noi la nostra partita, stare compatti e come ho detto prima, lasciare poco campo a loro. Che settimana è stata fino ad ora? Avvertite la necessità di fare punti? Avete voglia comunque di misurarvi anche per capire dove può arrivare questa nuova squadra? Perché di fatto è una nuova squadra la Provincella. Ma è una settimana secondo me normale, tranquilla, nel senso che noi sappiamo che dobbiamo fare punti, però non deve essere una cosa che ci deve assillare, perché sennò entri in campo nervoso e troppo teso per giocare queste partite. Sappiamo l'importanza della partita, perché sappiamo i punti che dobbiamo fare per ottenere la salvezza, quindi noi ce la giocheremo a viso aperto cercando di vincere la partita. Però se dovesse andare male dobbiamo subito di nuovo girare pagina e guardare la prossima, perché non possiamo sempre avere anche quello che è stato a Livorno. Sappiamo dell'importanza, sono arrivati giocatori nuovi, giocatori di categoria, e speriamo che ci possano dare una mano. Chi ti ha impressionato di più tra quelli nuovi? Ma non vorrei fare nomi perché mi sembra, cioè, rispettoso magari nei confronti di qualcun altro. Posso parlare che hanno portato freschezza, hanno portato entusiasmo, che magari prima si era perso, ma non per colpa di nessuno, ma per colpa comunque di risultati che non arrivano, da vari problemi di campo, di cambi di allenatore, che comunque indubbiamente li senti, no? Quindi hanno portato entusiasmo, hanno portato voglia di fare bene, quindi noi ci crediamo, noi stiamo costruendo qualcosa secondo me di interessante, perché comunque sono tutti giocatori di valore
e speriamo che tutti insieme possiamo, insieme allo staff e alla società, raggiungere l'obiettivo e la salvezza. Hai notato differenze tra la prima gestione tra Lin e quella che state vivendo adesso? Cioè l'allenatore secondo te è cambiato per approccio, per magari mentalità? Ma io sinceramente no, io ho avuto poco del Bergin 1, diciamo, perché sono stato fuori tanto, ho avuto un problema al tendine che mi ha tenuto fuori 2 mesi, quindi sinceramente non ho vissuto la squadra come magari altri all'inizio, quindi faccio anche fatica a risponderti a questa domanda. Comunque credo che il mister è entusiasta, ma come all'inizio della stagione, dove l'ho vissuto io, credo che ha sempre le sue stesse idee e noi dobbiamo cercare di seguirlo e metterle in pratica, dando anche noi qualcosa in più. Ritornando a Sassuolo come capolista, come squadra compatta, una prova Cervi che in questo mercato ha avuto giocatori anche di spinta offensiva, no? Per dire Erker, ragazzi, Rossi, tu mi sai che sì. Contro Sassuolo si può, tu dici dobbiamo vincere, no? Nel senso quindi dobbiamo farci la nostra partita, si può pensare ad una prova Cervi a trazione anteriore, proprio con questa spinta offensiva, oppure bisogna andare cauti? Ma questo non aspetta a me a deciderlo, il mister farà le sue valutazioni in base a quello che ci chiederà lui, noi cercheremo di poi metterla in campo. Questo non significa se giocano 5 attaccanti, no, siamo 5 che stanno là davanti, perché tutti devono dare una mano in fase difensiva e come può spingere il terzino a sinistro o destro può essere un attaccante aggiuntivo, quindi non significa che giocando con 5 attaccanti sia più offensivo. Questo no, il mister sta preparando la partita, ci ha fatto già capire un po' quello che vuole e niente, noi cercheremo di seguire lui e poi le varie situazioni in campo si verificano e non si possono prevedere, però cercheremo di fare quello che ci chiede. Giochi? Dovete chiederlo a mister. La speranza c'è sempre, come credo tutti gli altri compagni. Poi non aspetta mai a deciderlo. Ma ti piace l'interno, uno dei due, del ruolo di centrale del centrocampo a 4? O preferivi l'esterno sinistro nel centrocampo a 3? Ma io ho giocato, ho fatto tutti e due ruoli, quindi per me è indifferente. È normale, magari la mezzala riesce un po' più a inserirti da dietro, quindi magari sei un po' più libero, giocando a due devi stare attento anche a non sbilanciarti troppo, perché comunque sei uno in meno in mezzo al campo. Però questo, ripeto, quello che mi chiede il mister, cerco di farlo bene e niente, mi metto a disposizione totale.